Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Superstar Saga. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che abbiamo aperto questo piccolo passaggio segreto che ci ha permesso finalmente di salire qui sulle mura. Un po' come quando vai a Lucca Comics e devi riuscire ad entrarti da una delle porte, ma sono tutte quante piene per la fila. Super funghi, beh, mica male. E adesso finalmente possiamo andare a scoprire se la principessa di cui parlava Lily Koopa si tratta proprio di Peach oppure no. Vediamo, ci sono fagioli? No, proseguiamo. E ora la musica è cambiata. Apriamo il portone. Beh, avrei potuto salvare, ma ho già salvato fuori dalle mura. Non è che è cambiato molto. Wow ragazzi, allora avete trovato l'ingresso segreto, sono molto colpita. Ora aprite bene le orecchie, la principessa Shroob arriverà da un momento all'altro. I Shroob sono tutti dall'altra parte del muro, diamo un'occhiata da questa finestra. Vediamo. Wow, ma guardateli, sono tantissimi. Oh la madonna, quanti sono? Ciao. Salutate! Viva, viva, viva! Guarda la nave che sta arrivando. Principessa! Principessa! Evviva! Mi fa ridere quanto la parte sopra sia tutto miniatura e qua sotto siano tutti giganteschi. Yeah, yeah, yeah! Ciao, figlioli! Applauditemi! Sono la regina, anzi la principessa! Alzate le mani! E ora a destra! E ora a sinistra! Sono la principessa! Stronzi! Applauditemi! Grazie, avevo sete. Grazie. E ora andate a cagare! No, scherzo. Perché? Perché Peach finisce sempre in sti casini? Oh, dannazione a lei. Aiutatemi! Ehi, c'ho fame. Datemi da mangiare. Buttala, 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 buttala. Buttatela! Yum. Che bello spettacolo. Me la rido. L'hanno catturata! Portiamo via questa intrusa. Luigi, dobbiamo aiutarli! Andiamo. Allora, prima di andare lì a sinistra, andiamo un attimo a vedere qui a destra se c'è qualcosa. Quando mai? Allora, prima di fare il blocco, andiamo un attimo di qua. Ammetto che non mi ricordavo che c'era questo passaggio. Si scopre sempre qualcosa di nuovo, eh. Ok, un fungo vita, una tessera attacco, 20 monete, 10 monete e una super spora. La tessera che cosa farà? La tessera attacco, diventi più potente finché non vieni colpito. Potremmo darla a uno dei bambini. Voglio vedere se il primo colpo che fa Baby Luigi e subito dopo Luigi con il salto aumenta di danno. Perché se eventualmente il danno è aumentato finché non vieni colpito, i bambini finché non vengono messi giù sono sostanzialmente immortali. Quante monete riusciremo a fare invece a questo giro? L'altra volta abbiamo fatto 35. Dai. Ah? No. Niente, ho sbagliato io il giro e ho messo male le mani. Per fortuna fino ad ora era solo una questione di tempo.
Mi sta andando via la voce. E perché, allora, vi spiego cosa ho fatto. Ho messo le dita in questo modo, quindi avevo Mario e Luigi, bambino bambino, quando in realtà il modo più comodo è Mario Mario, Luigi Luigi. Possiamo finalmente tornare indietro, anzi, proseguire dall'altra parte. Andiamo un attimo di qua. Allora, no, voi due. Che bello riutilizzare abilità già prese in altri giochi, che però alla fine si sono dimenticati di saper fare. Allora, fammi vedere una cosa. Di qua noi non passiamo, però in teoria i bimbi da soli ce la fanno. Esatto. Ma anche loro due da soli, cioè loro due a mo' di palla. Però i bimbi in questo momento non ci servono. In teoria i bambini potrebbero anche passare da questa parte, ma più avanti, quando avranno ottenuto un'altra abilità. Abilità che in realtà non è neanche fondamentale, che però gli permetterebbe di proseguire. Tanto abbiamo il cubo. Vai così, ci siamo già risolti tutto, no? Allora, di nuovo giù. Vediamo che cosa nasconde questo. Non lo so, secondo me è un fungo. No, 10 monete. Vabbè, non si butta mai via nulla. Vediamo questi invece. Ok. Oh, il bombardone non lo disdegno. Allora, di qua voi non ci passate. Invece, oh. Grazie del fagiolo, ce n'è un altro? No, niente fagioli. Allora, salite qua sopra. Ho guardato comunque se ci fossero speedrun di questo gioco. E per questo gioco bastano i primi due livelli. O meglio, finché arrivi all'isola degli Yoshi, poi puoi proseguire il gioco tranquillamente e speedrunnarlo proprio saltando tutto il resto del gioco. Quindi, allora, prosegui di qua. Ok, 20 monete, non le schifo. Prosegui da questo lato. Anche se effettivamente dovrei cambiarvi la visuale e metterla sui bimbi, però è solo un attimo una questione di mappatura, che dobbiamo vedere dove andiamo. Ecco qua. Ho sbagliato. Cacchio. Ok, rieccoci qua. Stavolta abbiamo premuto il tasto giusto. Ecco fatto. E tra l'altro, nella speedrun che ho visto, calzoni adulti e un ultrafungo, c'è un pezzo, tra l'altro, come vi dicevo, che usa lo stesso meccanismo, questo qua del labirinto dei bimbi al buio. E questo qua lo sapeva a memoria, non ha acceso neanche una luce e ha atteso, saltato e già è arrivato dall'altra parte. Allora, e voi vi chiederete, tra l'altro, ma com'è possibile che ha fatto tutto e comunque era a un livello bassissimo? Ecco, quella è una di quelle cose che io veramente non riuscirei mai a fare. Ha utilizzato il guscio e il fiore clone o il fungo clone? Il fiore clone. Quello che praticamente continui a far apparire Mario, Luigi, bambino all'infinito finché non sbagli il tasto. Ecco, guscio e questo, lui continuava. Io non ci riuscirei mai, io già con il guscio mi perdo una certa. Con il fiore clone invece vado un po' più tranquillo perché li vedo, arrivano, so già mentalmente cosa mi sta arrivando. Però poi arriverà sicuramente un momento in cui avrò sbagliato un tasto. Calzoni adulti. Abbassa di 10 la vita, ma aumenta di un sacco la velocità, la difesa e i baffi. Allora, lo vorrei dare a Luigi già solo per la velocità, in realtà. Anche perché Luigi non ha un down di punti vita. Va bene così, dai, va bene così. Allora, attenzione ai salti, voi due.
Ogni tanto mi capitava di fare questi pezzi al buio, solo che non mi va di ricominciare il percorso solo per fare una sboronata. Ecco qua. Ma cosa succede se adesso... Ok, niente, volevo vedere se sparava la palla di fuoco. Ecco qua, torniamo tutti in pista. E eccoci arrivati al Cupasseo. Saliamo sulla piattaforma. Mamma mia. E vai! Salutate i nostri eroi! Fuoco! Sparate di nuovo! Luigi! Ha distrutto qualcosa. Vieni! Tizio blu, arrivo! Ma che è successo? Vuoi lasciarlo? Lanciano! Babies! Mamma mia, che figura! Attacca questi fessi! Subito, signora! Let's go! Okidoki! Perfetto! Direi che è finalmente arrivato il momento di provare il tascategnaccio. Vai, lanciaglielo! Allora, Mario. 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 Ecco, fatto Luigi. Ancora. Ecco qua. Mario. Oh, ma Luigi! Ecco, mi ha fregato il fatto che non c'era più Baby Mario sulla coda, ma c'era Baby Luigi. Allora, voglio provare l'uovo bomba, come mi avete detto, per vedere se effettivamente usando la Y facevano più danno, ma più che altro non te lo segnano, non te lo dicono. Ah, ecco, mando l'uovo in alto. Ah, dovevo aspettare. Cioè, ho capito ora. Perché non l'avevo mai fatto caso questa cosa io. Vediamo. E non la sapevo io. Ma posso... Ah! Ok, no, volevo provare se effettivamente facendolo due volte... Ma come, scusami? Ma c'era Mario quello velenoso? Ho sbagliato io? Comunque sì, volevo proprio testare se potevo accumulare più di una volta il salto, insomma, dell'uovo. Facciamo così. Ah, va bene, ho sboronato io qua. Non dovevo esagerare. Volevo solo tentarla. È incredibile come giochi per anni a un gioco e scopri sempre cose nuove. Ah, l'ho capito adesso in realtà, ho sbagliato io. Aveva messo Mario e Luigi, cioè la M e la L, ma coi colori invertiti, quindi Mario, Luigi. Ma che palle! Ascolta, muori e fammi sto favore. Allora, 1, 2, 3 e 4. Lo sfondiamo? Oppure no?
Scopriamolo subito. Baby Mario. Ok. 1, 2, 3 e 4. Quindi Mario e Luigi. E Luigi. Ah, che palle! Ho sbagliato io il tempismo. Si vede che oggi sono stanchissimo, eh? Luigi, Mario. Si vede che oggi sono proprio devastato da ieri sera ancora. Ah, fanculo. Ok, dobbiamo solo fare un attimo un po' più di attenzione adesso. Uno e due. Uno e due. Ecco qua. I primi giri possiamo permetterci di usare anche i bambini per fare danni. I giri successivi, quando iniziano ad aumentare la velocità e la precisione, è meglio evitarlo. Un altro colpo di cannone avremmo vinto comunque. Sta bene. 180 di punti esperienza. Mi aspettavo un pelo di più. Fategli un applauso. Venite, venite. Ehi, bravi, bravi, bravi. E ora vi spariamo a tutti. Quindi? Fuoco! Mamma mia! Ah no, è il martello. Come se la ridono. Signora, venga con me. Ecco. C'è un negozio. Aia! Oh no! Che male! Oh no! Ma non volevo farli piangere, Mario! Non sono stato io, non è colpa mia! Non mi trattare male, per favore! Oh, che casino! Allora, prima di salutarci, io voglio entrare qui nel negozio. No, almeno una pallina d'acqua su. Ecco qua. Non è che me ne serve chissà quanta, eh. Che tra l'altro questo è il negozio della talpa, se non ricordo male. Vediamo. Sì, delle talpe. Allora, vediamo che cosa vendete. Benvenuti nel negozio segreto di Tanta Talpa. Avete bisogno di strumenti? Vediamo. Allora, niente roba nuova. Il trampolino non ne abbiamo neanche uno, però tanto di sicuro lo troviamo. Magari compro giusto 5 uova, giusto così per averle. Il trampolino per il momento ve lo lascio, perché tanto sicuro lo troviamo qui. Vediamo invece gli accessori, l'equipaggiamento, che cos'hai? Allora, la tuta macio aumenta l'attacco, diminuisce la difesa, come era ovvio pensare. Attillata aumenterebbe la velocità di Mario, i baffi, la vita, ma toglierebbe tutta la difesa, me la dimezza. I pantabrivido. Un bel po' di attacco per i bimbi, ma metà difesa. Ecco, questo è quello che intendevo l'altra volta. Cioè, se mi aumenti tanto la difesa, cioè se mi diminuisci tanto la difesa ma mi aumenti tanto l'attacco, lo scambio te lo posso anche pensare. Non ha senso se mi diminuisci solo di tanto la difesa e mi dai 5 di attacco. Non ha senso. Ok, questi due sono la stessa cosa ma per i bimbi. Più velocità, più baffi, più vita, ma meno difesa. Guarda, per il momento... le tessere. Per il momento di equipaggiamento non mi serve nulla.
Allora, temporaneamente più efficace, tempo scaduto, però svieni. Ma come? Allora, tessera Giga Attack, causi danni terribili se hai meno di un quarto di tuoi PV. Strumenti infiniti se hai meno di un quarto di tuoi PV. Ok, non mi serve niente di quello che avete. Grazie ragazzi, siete stati molto utili. Quindi salviamo e ci salutiamo qui. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.